ringraziare chi ha deciso di partecipare a questo workshop. È un argomento, quello del well-being, per me molto importante e per la mia azienda. E Factorial è una società, abbiamo sviluppato un software che serve proprio per aiutare chi lavora nelle risorse umane a rendere la vita dei propri dipendenti più semplice, a risparmiare tempo su tutte quelle che sono le attività amministrative, così in modo proprio da potersi dedicare ai dipendenti e mettere le persone al centro. Questo lo facciamo anche appunto tenendo questi incontri, questi momenti in cui possiamo parlare con dei professionisti, con degli esperti che ci spiegano un po' quali sono le difficoltà che hanno giorno per giorno e in che modo possiamo essere più vicini ai dipendenti e ai collaboratori per sviluppare appunto delle funzionalità che permettano di fare questo. Il tema del well-being per noi è cruciale, è un tema che ci appassiona molto in azienda e abbiamo visto che in Italia si sta facendo sempre qualcosina in più, ecco, il tema del well-being ha in qualche modo guadagnato visibilità negli ultimi anni e in particolare ha ricevuto senz'altro una spinta dopo l'esplosione della pandemia Covid-19. E per questo motivo anche vogliamo oggi essere qui insieme a un'esperta di well-being, Marianna, che ha anche scritto un libro proprio su questo tema, Well-being, una strategia di sostenibilità per il benessere personale e aziendale. E oggi è qui per spiegarci un po' come possiamo essere di sostegno, di supporto ai nostri collaboratori, alle persone che lavorano insieme a noi, perché appunto, ricordiamo, un'azienda è fatta di persone che lavorano insieme ed è importante prendersi cura del loro benessere. Ciao a tutti e grazie Erianis per l'invito a questo workshop. Mi fa molto, molto piacere anche appunto perché il well-being è un tema del quale mi occupo da 3 anni e mezzo in una grande multinazionale in Deloitte, ma soprattutto è un tema nel quale credo fortemente. E sono felice che nell'ultimo anno è un tema che è diventato sempre più importante per anche le aziende italiane, dico anche perché all'estero si parla di well-being già da diversi anni. Il fatto che io me ne occupo da 3 anni e mezzo è proprio perché c'è stata la volontà della nostra capogruppo americana di avere un responsabile well-being in ogni geography, perché il well-being è una vera e propria strategia che permette di migliorare l'attraction dell'azienda, la retention, la produttività, l'engagement dei dipendenti, ed è una parte fondamentale per la sostenibilità nel lungo periodo delle aziende, no? Che come dicevi prima tu, le persone sono proprio l'asset fondamentale. Se non investiamo sul loro benessere, su come loro stanno, difficilmente possiamo ritenerci sostenibili nel lungo periodo. Io volevo ringraziare moltissimo Marianna appunto perché l'ho contattata vedendo un po' anche quelli che erano i contenuti che condivideva su LinkedIn e appunto a parte il fatto che questo è il suo lavoro, occuparsi, parlare di well-being, però appunto sono rimasta colpita dal modo anche in cui approcciava questo argomento, per cui l'ho voluta qui oggi e voglio sfruttare questa occasione al massimo, per cui direi che possiamo partire. E io ho preparato un primissimo sondaggio che vorrei lanciare ora. E il tema è un po' la percezione, ovvero l'impressione che abbiamo su come il well-being, la posizione che occupa, diciamo, all'interno delle aziende italiane. Quindi nel panorama italiano, qual è la nostra sensazione? Pensiamo che il well-being sia effettivamente un tema centrale all'interno delle aziende e quindi supportare il benessere mentale, fisico e sociale dei nostri dipendenti, dei nostri collaboratori all'interno dell'azienda è effettivamente qualcosa che sta accadendo in Italia. Per cui ora lancio il sondaggio. Ok, quindi Marianna, quello che io ho chiesto è, nella maggioranza delle aziende italiane il benessere dei dipendenti rientra nelle priorità del business. Il 67% ha votato non sono d'accordo.
Cos'hai da dirci in merito? Lo capisco, immagino, poi se volete approfondire nella chat mi fa sicuramente piacere anche avere più stimoli, più spunti, però penso che la percezione sia questa perché le aziende non hanno ancora approcciato il well-being come vera e propria strategia, ma vengono fatte delle azioni. Soprattutto appunto nell'ultimo anno spot per migliorare il benessere dei dipendenti, senza però analizzare in primis quali sono i need delle persone, come le persone stanno dal punto di vista fisico, mentale, sociale, e sulla base delle esigenze della popolazione aziendale in quel momento creare un vero e proprio piano e implementare questo piano, quindi far sì di avere anche dei KPI da misurare nel tempo e andare ad attivare delle azioni che partono sulle esigenze concrete delle persone. Nell'ultimo anno, dico, il Covid nella tragedia che è stata, però sicuramente ha portato un bel boost sulle tematiche di benessere, o ha posto un'attenzione maggiore, quindi le aziende hanno iniziato a parlarne di più, a interessarsi di più. Vedo anche che in tante aziende ci sono sempre più well-being manager, però appunto. Da quello che mi risulta, poche aziende hanno proprio implementato una strategia, ma hanno visto aziende che facevano delle attività, che poteva essere lo yoga, la mindfulness, l'hanno copiate, il cibo sano, e dicono noi facciamo well-being. Queste sono azioni che possono contribuire al well-being dei dipendenti, però se noi non strutturiamo una strategia, non andiamo intanto ad ottenere anche i risultati in termini di business, di produttività, di engagement delle persone, ma dall'altro, anzi, è quasi un boomerang che ci torna contro, perché sicuramente la persona che è già appassionata del corso che andiamo a organizzare lo seguirà, però io non andrò ad ingaggiare tutta la popolazione aziendale. Ed essendo un benefit dato spot senza una vera e propria strategia, il giorno che lo tolgo rischio anzi di avere un ritorno peggiore sulle persone. Quindi io penso che la percezione sia per questo motivo. Devo dire che ho visto tanti cambiamenti in quest'anno quasi e mezzo ormai che siamo in pandemia, e anche noi come Deloitte abbiamo strutturato una vera e propria offering, well-being, per accompagnare le aziende nello strutturare una strategia volta al miglioramento del benessere dei dipendenti, partendo dall'esperienza che abbiamo fatto noi in Deloitte, sia in Italia che in Grecia che Malta. Quindi abbiamo anche lavorato a livello internazionale. Spesso viene visto anche comunque un argomento per grosse aziende. Io vorrei un po' anche sfatare questo mito, perché in realtà occuparsi del benessere dei dipendenti è a prescindere dalla dimensione dell'azienda. Anzi, se l'azienda è piccola, magari riesce ad avere anche dei risultati nel più breve periodo, perché ovviamente hai un gruppo di dipendenti più ridotto, quindi puoi fare magari azioni più mirate o anche più importanti. Ovviamente, se l'azienda è grande e le persone sono distribuite sul territorio, ci vuole sicuramente un pochino più di effort. Inoltre, il well-being è un cambiamento culturale, quindi come tutti i cambiamenti culturali avrà bisogno di tempo, e anche per questo penso che le risposte siano non sono d'accordo, perché appunto stiamo muovendo i primi passi, ma non è una bacchetta magica che dall'oggi al domani fa cambiare le cose. Ci vuole sicuramente un po' di tempo e la pazienza giusta che richiede ogni cambiamento culturale. Grazie, grazie infinite per la tua risposta, Marianna. Vedo che in chat ci chiede Beatrice quali sono i KPIs in termini di well-being. Allora, i KPI sono relativi al livello di benessere sui tre pillar del well-being. Partirei un attimo dalla definizione, sennò forse magari diventa difficile comprendere. Per il well-being intendiamo il benessere in senso olistico, quindi benessere fisico, benessere mentale, benessere sociale. Per benessere fisico intendiamo quelle azioni che ci permettono di avere un corpo forte, resistente, che ci permette di affrontare le avversità che la vita ci sottopone, sia in ambito lavorativo che non. Quindi parliamo di movimento, di alimentazione e, importantissimo, spesso sottovalutato, il sonno.
Quando parliamo di benessere mentale, invece parliamo di quelle azioni che permettono di avere una mente resiliente, creativa, innovativa. E quindi parliamo di work-life integration, parliamo di engagement, parliamo di gestione dello stress. Quando invece andiamo a parlare di benessere sociale, andiamo a parlare di quelle azioni che fanno sentire la persona come parte di una comunità, gli fanno sentire che può avere un impatto nella comunità nella quale vive, nella quale opera. Questo perché una volta che una persona sta bene fisicamente e mentalmente, si sente completa, la massima realizzazione di sé è quando riesce effettivamente ad avere un impatto, che lo può avere col lavoro che fa, sicuramente, nel lavorare all'interno di un'azienda della quale condivide il purpose e le azioni sociali, ma anche con delle piccole azioni quotidiane di tutti i giorni. Quindi, cosa andiamo noi a misurare per poi avere chi sono proprio tutti questi aspetti. Sicuramente il well-being poi ha anche un impatto, come ci dicevamo, in termini di produttività, perché ricordiamoci che la creatività, la tensione all'eccellenza, l'innovazione non sono caratteristiche regolate da un contratto, ma dipendono dallo stato psicofisico delle persone. Quindi sicuramente il well-being influenza anche la produttività. È difficile però associare il KPI della produttività solamente al well-being, perché è una componente, come ci dicevamo, non è una bacchetta magica. Idem la retention, ci sono studi che dimostrano che se un'azienda si occupa di benessere, il tasso di turnover è minore, anzi le persone sono 3 volte meno propense a cercare un nuovo posto di lavoro se sentono che la propria azienda si sta occupando del loro benessere. Però sicuramente è uno degli elementi che contribuisce a una migliore retention. È difficile attribuire il KPI, ad esempio, della retention strettamente al well-being. Sul well-being troviamo dei KPI specifici sulle azioni che possiamo andare a fare, che poi hanno il riscontro sugli altri aspetti. Ottimo. Ecco, e appunto adesso che ci hai dato già una definizione di well-being, che tra l'altro era appunto una delle domande che ti volevo fare, Marianna, in che modo diresti che le tue conoscenze sulla well-being hanno potuto supportare il reparto delle risorse umane? Comunque, anche tu fai parte, e quindi questa conoscenza specifica, le tue conoscenze specifiche sul well-being, in che modo ti hanno aiutato? Non so, magari se hai dei casi da raccontarci, oppure, ecco, in che modo sei riuscita a risolvere magari anche delle situazioni individuali, proprio utilizzando il tuo sapere su questo tema? Allora, partirei, forse all'inizio non l'ho raccontato, però un po' dai miei studi, insomma, da quello che ho studiato e quindi partendo da quello poi magari si capisce meglio come le mie competenze mi hanno aiutato a realizzare, insomma, quello che ho realizzato insieme a tutti i colleghi alla leadership di Deloitte in Deloitte e che oggi stiamo portando nelle aziende nostre clienti. Io sono laureata in economia e poi ho fatto un master in management delle aziende no profit, imprese sociali e cooperative. Ho lavorato circa per i primi 10 anni della mia vita, non in Deloitte, ma in organizzazioni no profit, benefit corporation e aziende for profit, dove mi sono occupata soprattutto di comunicazione in ambito di sostenibilità. E ho sempre un po' lottato per occuparmi del mio benessere fuori dall'orario di lavoro. E ovviamente questa cosa, man mano che le responsabilità mie lavorative aumentavano, mi creava sempre più stress, e non capivo come riuscivo a conciliare le cose. Fino a che mi sono innamorata di uno sport che prima del lockdown praticavo in maniera agonistica, che era il CrossFit, che è uno sport abbastanza impegnativo, e ovviamente conciliare le responsabilità lavorative con la vita familiare, gli amici e anche questa passione che volevo portare avanti a maniera agonistica diventava difficile. Quindi cosa ho fatto? Ho deciso, vabbè, provo a studiare perché solo io comunque conosco com'è la vita di un manager in un'azienda che si vuole allenare in maniera agonistica, no? Quindi avendo pure avuto trainer bravissimi o anche professionisti a livello di nutrizione che mi possono aver seguito, però non conoscevano poi la vita di tutti i giorni che facciamo la maggior parte di noi, no? Dentro un ufficio.
Così ho provato a studiare e mi sono certificata come personal trainer per i senior, coach di CrossFit, body composition specialist, fitness nutritionist e happiness life coach. Quindi potete capire che insomma ho dedicato tantissimo tempo ad approfondire, a capire cosa c'era dietro a questi aspetti e all'inizio appunto li ho studiati per una mia passione legata all'ambito sportivo. Ho iniziato a applicarli su di me e ho visto poi come i benefici ce li avevo anche in ambito lavorativo e da lì ho iniziato a capire che comunque io sono sempre l'unica persona, no? Non è che sono una persona diversa fuori dal lavoro e dentro il lavoro, e se io non mi occupo del mio benessere anche nell'orario di lavoro, e questo vuol dire prendersi delle pause, rimanere idratata, fare i pasti correttamente, dare il giusto riposo, saper porre dei limiti, avere del tempo anche per fare altro, mi permette ovviamente di anche performare meglio sul lavoro. Ho iniziato a raccontare insomma quello che applicavo su di me sui canali social, ho riscontrato parecchio interesse da tantissime persone appunto che lavoravano in aziende, mi chiedevano ma come fai a conciliare il tutto, e da lì ho visto che in America si parlava di well-being appunto come vi dicevo inteso benessere fisico, mentale e sociale. Ho visto un'unione delle mie competenze, delle mie certificazioni, perché comunque l'ambito che avevo approfondito nei primi 10 anni di lavoro, la comunicazione e la sostenibilità, no? Permettevano sia di creare engagement, ma anche di lavorare sul benessere sociale, la parte di impatto. Ho studiato come happiness life coach e quindi anche lì sul benessere mentale avevo delle competenze da spendermi. Lato benessere fisico, come vi ho raccontato, avevo diverse competenze. Sono andata in realtà dal capo HR per licenziarmi e probabilmente andare in America a seguire questa mia passione che vedevo che nelle aziende già veniva approcciato, invece ho avuto la fortuna che nella mia azienda si era aperta questa opportunità e mi hanno dato la possibilità di portare avanti questa sfida. Le mie competenze sono servite sicuramente in primis nel selezionare i fornitori, quindi ovviamente le mie certificazioni non mi servono per insegnare training, cioè fitness dentro l'azienda o per fare sedute di yoga o di coaching, assolutamente no. Mi servono però a selezionare i fornitori migliori conoscendo bene la realtà aziendale nella quale lavoro e conoscendo bene la vita delle persone dipendenti che quindi comunque hanno una vita molto, molto sedentaria. Lavorare dentro l'HR mi ha permesso anche di integrare le esigenze di well-being con tutte le varie strategie HR che ci sono in essere, e questo ha portato a creare un vero e proprio framework progettuale che abbiamo modellizzato e appunto stiamo anche esportando nelle aziende italiane. Ecco, sì, forse anche in base a quello che ti stai dicendo, Marianna, è il caso un po' di sfatare quel mito per cui il dipendente che lavora tanto, lavora lungo, si ferma oltre le 18, quindi magari sta 9 ore in azienda, sta più degli altri, appunto per far vedere che sta facendo tanto. Non è più neanche quello il caso, nel senso che nel momento in cui il dipendente effettivamente riesce anche a gestire il suo tempo in modo da prendersi cura di sé, anche l'azienda ha il modo di vedere che il dipendente effettivamente si sta prendendo cura di sé e utilizza il suo tempo al meglio e riesce a utilizzare magari le sue ore più produttive, quindi concentrarsi nelle ore più produttive, svolgere il suo lavoro e anche avere un po' in questo senso la capacità di dividere quelli che sono i lavori magari a lungo termine che richiedono impegno giornaliero e che può portare avanti in diversi giorni, piuttosto che quei lavori che effettivamente se non lo finisco oggi lo posso finire domani, non c'è nessuna ripercussione né per me né per l'azienda, ecco. Sai cosa? Bisogna iniziare ad andare oltre un po' gli orari di lavoro e non pensare che tu lavori tanto se lavori tante ore. Tu lavori tanto se produci tanto e soprattutto se la qualità di quello che produci, perché non è un flag fatto, ma è come anche l'ho fatto. E occuparsi del proprio benessere e sì, sotto i 3 aspetti, perché tutti e 3 contribuiscono, ti permette di performare meglio. Noi abbiamo ancora dei contratti di lavoro che sono legati a un orario lavorativo che è stato dettato tantissimi anni fa per regolarizzare il lavoro in fabbrica.
Oggi si sta iniziando a parlare di smart working. Durante la pandemia abbiamo fatto tutto tranne che smart working, ma abbiamo fatto il lavoro da remoto in situazioni appunto anche un po' particolari. L'evoluzione per me è lavorare veramente in maniera smart, quindi io non ti valuto per quante ore lavori, ma ti valuto per il raggiungimento degli obiettivi e per come tu li raggiungi, perché ci può essere anche un periodo della vita dove riesci a raggiungere degli obiettivi in meno tempo perché tu ti senti meglio, periodo in cui per n motivi ti senti meno bene, hai bisogno di più tempo e quindi magari lavori più ore, però a me quello che importa è l'output di quello che stai producendo, e come anche non mi interessa se tu lavori dalle 9 alle 18, è corretto che ovviamente sei reperibile e ti presenti ai meeting in orari che vanno bene alla comunità, perché comunque c'è sempre anche un discorso di rispetto del tempo degli altri e di lavorare con gli altri. Però le tue attività personali che ti puoi svolgere per raggiungere appunto i tuoi obiettivi, te le puoi gestire probabilmente negli orari che a te sono più consoni. Quindi se sei un genitore, hai un impegno con i figli, ti puoi gestire quello. Se sei un caregiver, magari hai un altro tipo di impegni, ma anche se semplicemente hai voglia di leggerti un libro, perché ricordiamoci, cioè well-being non è solo attività fisica, solo alimentazione, ma è anche tutto quello che ti accresce come persona, tutto quello che ti fa star bene, anche le relazioni sociali. Quindi a volte anche concedersi un pranzo un po' più lungo con una persona è una cosa che poi magari ti fa tornare sulle attività che stavi svolgendo molto più contento, concentrato, produttivo, no? Perché hai speso del tempo di qualità con qualcuno che ti ha fatto star bene. Quindi bisogna proprio per me iniziare a concepire il lavoro in maniera diversa, non tanto le persone fisicamente presenti al lavoro, ma le persone presenti nel lavoro che stanno facendo, che siano committate a raggiungere l'obiettivo e di dare il massimo in termini di qualità, non di quantità di cose fatte, ma di qualità. E questo penso sarà sempre più importante anche nell'ottica che tanti lavori, no, saranno automatizzati per le macchine e computer, e quello che l'essere umano può portare è proprio quell'ingegno, quell'innovazione, quelle soft skill che sono proprie dell'essere umano, ma che emergono se la persona sta bene. Se la persona non sta bene, difficilmente riesce a dare a performare su queste caratteristiche. Ecco, infatti, Mariana, hai citato lo smart working, e io stessa, appunto, qui da Factorial abbiamo effettivamente implementato il modello dello smart working, nel senso che, appunto, io non ho un orario di lavoro fisso, lavoro nelle ore che io ritengo siano quelle più produttive per me, e appunto posso lavorare da ovunque, l'unica mia necessità è una connessione internet in questo senso. Però volevo capire, magari, visto che su questo tema ci sono diverse opinioni, e anche chi ci sta ascoltando in questo momento, se vuole intervenire e dire la propria, quello che io ho visto un po' anche su LinkedIn, ho visto diversi dibattiti rispetto allo smart working, e ho visto diverse persone, appunto, che comunicavano di non riuscire, soprattutto all'inizio, di fare fatica a riuscire a prendersi cura di se stessi durante lo smart working, quindi quella capacità di mettere dei paletti e dei freni, per cui non ritrovarsi a lavorare tutta la giornata semplicemente perché sei a casa, quindi magari non devi poi prendere i mezzi o prendere la macchina, quindi non è, diciamo, questi ostacoli, e magari ci sono delle persone che si ritrovano effettivamente dopo pochi mesi a sviluppare una sorta di burnout, a trovarsi proprio a vivere male, e questa che in realtà dovrebbe essere una flessibilità, qualcosa che ci permette di conciliare meglio vita privata, vita personale, vita sociale e lavoro. Non so se qualcuno qui in chat ci vuole magari raccontare anche la sua, come è riuscito un po', se qualcuno qui presente sta effettivamente facendo smart working, sta lavorando da remoto, o se anche tu, Marianna, magari in questo senso hai delle best practice da dirci. Non prenderei come esempio questo anno e mezzo per
Per fare degli esempi di smart working, penso che tutti noi abbiamo cercato un po' di sopravvivere, di dare il meglio da un giorno all'altro, cioè nella nostra quotidianità, dove ci siamo trovati da un giorno all'altro all'interno di una cosa che non ci saremmo mai aspettate. Quindi sicuramente questa esperienza che ha avuto un impatto fortissimo sul benessere mentale, ma anche fisico, e anche sociale delle persone. Per me non può essere considerato smart working. Lo smart working è quello a cui spero arriveremo anche grazie a quello che abbiamo vissuto. Quindi un po' come raccontavi che lavori tu, cioè lavorare per obiettivi a prescindere da dove sei fisicamente, basta una connessione. Ovviamente devi essere reperibile in determinati orari, se lavori con altre persone, poi ogni lavoro a sé. Ma smart working non vuol dire neanche lavorare da remoto sempre e comunque, nel senso che ci possono essere lavori per cui è necessario o serve andare in ufficio più spesso, lavori meno, però la possibilità di alternare fisico virtuale e di combinarlo con le tue esigenze anche personali, questo per me è smart working, ma siamo molto lontani e ci dobbiamo arrivare. Il fatto di porre dei limiti e trovare del tempo anche per te stesso, non pensare che più ore lavori, più stai producendo e quindi stai facendo meglio, è un salto importante. Bisogna educare le persone, bisogna dare il buon esempio, quindi essere dei role model. E da un lato sì, i manager devono lavorare tanto in questo senso, ma sicuramente anche le persone possono iniziare a volte ad alzare la mano e in maniera educata spiegare, no? Quale può essere magari una formula di lavoro, una modalità di lavoro migliore per sé, per il suo benessere, sapendo che comunque rispetterà quelli che sono gli impegni lavorativi. Tante volte si ha paura, no, di parlare o di chiedere al proprio responsabile qualcosa. In realtà, se quello che noi chiediamo è qualcosa che ci permette di star meglio e quindi di produrre meglio, perché se noi non stiamo bene, quello che noi produciamo non è sicuramente il massimo di quello che possiamo fare, difficilmente, insomma, ci verrà data una risposta negativa, o magari comunque il nostro responsabile si prenderà del tempo per pensarci, ma iniziamo a dargli degli stimoli per far sì che le cose cambiano. Quindi sicuramente il cambiamento deve arrivare sia dall'alto che dal basso. E questo per me è molto importante. Spesso si parla, no, la leadership, i manager, è colpa loro, sono loro che mi tengono collegato. Sicuramente ognuno ha la sua quota di responsabilità, però anche, penso, da tutti i collaboratori di un'azienda possono arrivare degli stimoli. Una domanda che abbiamo in chat, che è proprio legata a quello che stavi dicendo e anche quella possibilità di parlare ai manager e introdurre un po' il concetto di well-being. Infatti, Teresa ci chiedeva come si può iniziare a far capire che il benessere delle risorse è anche e soprattutto benessere aziendale. Quindi, quale attività, cosa si può fare per introdurre questo concetto? Allora, sicuramente ci sono tanti studi e ricerche che adesso iniziano a parlare concretamente di questo tema, oltre a trovare molti riferimenti nel mio libro. Sicuramente è importante iniziare a parlarne con i propri responsabili, se si può anche con il responsabile risorse umane o addirittura anche con il proprio CEO. È un tema che oggi se ne sta parlando molto. Sicuramente è in qualche modo è già stato preso in carico nelle aziende, magari non è ancora stato formalizzato, però io sono sicura che su quasi tutti i tavoli questo tema più o meno è nelle agende della leadership o appunto delle risorse umane. Sicuramente noi come individui, come dicevo, possiamo dare un boost, possiamo sicuramente farci noi anche portatori. La mia storia è un esempio, ma ce ne possono essere tante altre di come comunque se credi in qualcosa, puoi esporti e può anche essere che poi riesci a fare di quella tua passione la tua professione, però bisogna sicuramente anche avere noi il coraggio, no, di portare avanti le nostre idee se crediamo in un qualcosa che appunto va sicuramente a beneficio dell'azienda oltre che delle persone. Fare per introdurre questo concetto appunto è sicuramente portarsi a bordo l'HR e la leadership, capire
il livello di benessere, appunto una survey anonima, veloce, di 40 domande, che permette di capire qual è il livello di benessere delle persone in azienda e sulla base di quello, appunto, come ci dicevamo all'inizio, creare una strategia che va a colmare i maggiori gap. Quindi quali attività possono essere tantissime? È difficile da dire se non sappiamo quali sono le attività giuste per la tua azienda. Il well-being non è una strategia one size fits all, è una cosa che deve essere fatto tailor-made su quell'azienda in quel periodo di tempo. Quindi io vi posso raccontare delle attività che abbiamo fatto in Deloitte assolutamente o che ho fatto in aziende clienti, però sono attività corrette per quell'azienda lì. Non è detto che riportate poi nella vostra realtà siano effettivamente la priorità per l'azienda, magari sono già state fatte. Certo, e a proposito appunto di pandemia e di effetti che la pandemia ha avuto, a volte si penso più che altro agli effetti magari a breve termine, o comunque si analizza un po' quella che è la situazione di adesso, per cui magari, o comunque la situazione che c'è stata da un anno e mezzo a questa parte, per cui l'incertezza del lavoro, magari come abbiamo citato anche questa incapacità un po' di dividere vita e lavoro, però per quanto riguarda gli effetti a lungo termine, ecco, questo è qualcosa, perché ne sento parlare poco, è qualcosa a cui volevo dare magari un po' più di rilievo, e a questo proposito lancio un sondaggio per capire un po' anche l'opinione di chi sta partecipando a questo workshop. Lancio la votazione e attendiamo qualche secondo. Quello che sto chiedendo, Marianna, è: gli effetti della pandemia Covid-19 avranno ripercussioni a lungo termine sul well-being dei dipendenti? E sto chiedendo appunto se sono d'accordo oppure no. Il 100% è d'accordo sul fatto che gli effetti della pandemia Covid-19 avranno ripercussioni a lungo termine sul well-being dei dipendenti. Ecco, cosa hai da dirci a questo proposito, Marianna? Assolutamente, perché non possiamo pensare che un anno e mezzo così non avrà ripercussioni per, io direi, intragenerazione, cioè nel senso sulle varie generazioni ha sicuramente avrà delle ripercussioni. I dati ci dicono che è aumentato il senso di isolamento, di stress, di ansia delle persone, e non sono cose che passano da un giorno all'altro. Sicuramente ci vorrà del tempo, ma io penso anche che questa pandemia ci ha permesso di dare più importanza al tema del well-being delle persone, e quindi anzi è un'opportunità per le aziende per approcciarlo in maniera diversa e prenderlo assolutamente in considerazione, proprio come dicevamo anche all'inizio, per la loro sostenibilità nel lungo periodo. Non possiamo pensare che dall'oggi al domani si possa tornare alla normalità di prima, ma io non parlerei neanche della normalità di prima, ci sarà una nuova normalità che si porterà il bello e il brutto comunque di quello che ha portato la pandemia. Sarà poi anche a noi singoli individui capire come da questo abbiamo imparato e vogliamo anche migliorarlo, e quindi abbiamo voglia di lavorare su noi stessi, e quanto invece vogliamo lamentarci e portare avanti la lamentela, nel senso che è molto importante quello che le aziende faranno, però per me è anche tanto importante come noi come individui ci poniamo, no? Quindi è un lavoro che va fatto insieme, perché il benessere personale e il benessere aziendale si potenziano a vicenda, non deve essere considerate due cose scisse l'una dall'altra. Sicuramente si sta iniziando a parlare tanto nelle aziende di benessere mentale, quindi anche questa è una novità, e si inizia a fare perché si è consapevoli che ci saranno degli strascichi, e soprattutto non sappiamo comunque ancora come sarà la situazione, no? Ci vuole tanta flessibilità, ci vuole tanta resilienza e tanto lavoro sia da parte delle persone che da parte delle aziende in questo senso.
Ecco, a proposito appunto di un po' collaborazione, azienda, dipendente, capacità, in qualche modo possibilità di introdurre questi temi in azienda, e Beatrice ci racconta in chat di una storia un po' simile alla tua, Marianna. Anche lei diciamo, ha sentito l'esigenza di prendersi cura del suo benessere psicofisico durante il lockdown. Anche lei sta studiando, si è certificata per quanto riguarda questi temi, sia dal punto di vista fisico che mentale, e purtroppo però non ha trovato, come nel tuo caso, un'azienda ricettiva, ovvero che appunto le permettesse di introdurre questi temi e occuparsene in azienda, nonostante appunto ne avesse parlato con il responsabile. E quindi ci chiede come muoversi per trovare una realtà affine e sensibile alla propria storia, in come proporsi alle aziende. Allora, se sei disponibile ad andare all'estero, su LinkedIn ci sono sempre parecchi annunci di well-being manager. Adesso qualche tempo fa c'era, non so, Facebook in UK, Boston Consulting Group in US che cercavano per farti alcuni nomi. Se vuoi rimanere nel nostro paese, prima cosa è avere un pochino di pazienza perché appunto è una tematica assolutamente nuova. Quindi le aziende stanno muovendo i primi passi verso questa direzione e spesso ricollocano persone interne, che può essere un bene se hanno le caratteristiche ovviamente per fare questo lavoro, ma a volte non è magari la scelta migliore. Quindi io sono sicura che nel breve si apriranno anche effettivamente delle posizioni per gestire al meglio questo aspetto. Trovo molto interessante, complimenti, il fatto che hai sostanziato con delle certificazioni, con degli studi le tue passioni, perché molto spesso quello che succede appunto è che c'è tanta gente appassionata, però un conto è una passione, un conto è avere poi gli elementi per poterne fare un lavoro. Quindi assolutamente complimenti. Ti consiglio di iniziare a raccontare su i tuoi canali social, soprattutto magari LinkedIn, se ci riferiamo soprattutto alle aziende, delle tue certificazioni, di quello che si può fare, quindi iniziare a farti vedere, a contattare anche direttamente gli HR delle aziende, raccontando perché è importante e cosa potresti offrire tu a quell'azienda. E comunque scrivimi anche a me su LinkedIn, che poi non si sa mai che appunto le opportunità ci possono essere o si possono aprire. Quindi sentiti libera di contattarmi, di scrivermi, e poi se anche sento io qualcosa sarò la prima a farti sapere. Ottimo, fantastico. E ecco, diciamo così, per concludere, io direi che ho un'ultima domanda, poi appunto se ci sono altre domande che volete scrivere in chat o piuttosto intervenire alla fine, sentitevi libere di farlo. Io volevo chiederti quindi, Marianna, alla luce di quello che ci siamo detti, quali sono i fondamenti per una strategia completa di well-being, quindi che includa il well-being mentale, fisico e sociale. Se possiamo in qualche modo stilare dei punti fondamentali, essenziali, che non possono mancare nel momento in cui io in azienda voglio sviluppare una strategia di well-being Io completa. direi che c'è un punto fondamentale, che è quello di misurare il livello di benessere dei dipendenti prima di partire a fare qualsiasi cosa, di capire quali sono veramente i need e poi sulla base di quello strutturare un piano, perché è difficile dire che in assoluto quella cosa è giusta per tutti. Poi sicuramente siamo un paese molto sedentario, quindi nella maggior parte dei casi le persone vanno attivate. Sicuramente c'è poca educazione dal punto di vista alimentare, no? Si pensa che il carboidrato assolutamente faccia ingrassare quando il nostro cervello funziona a zuccheri, quindi magari quando dobbiamo lavorare un po' di zuccheri buoni possono anzi fare solamente meglio la produttività. Sicuramente siamo un paese dove il sonno viene sottovalutato, ho bisogno di tempo, tiro via tempo al sonno e non dormo.
senza tener conto degli impatti che questo ha sul nostro sistema immunitario, sulla concentrazione e la memoria. Sicuramente dopo il Covid possiamo dire che i livelli di ansia e di stress sono aumentati tantissimo, che la work and life integration delle persone è quasi diminuita, anche se siamo stati di più a casa. Quindi sicuramente sono tutti temi importanti su quali lavorare. L'engagement dentro le aziende è sempre molto difficile e anche questo è un tema di well-being e anche tutto il lato dell'impatto sociale che possono avere le persone. Quindi i capisaldi sono questi. Quali azioni fare? Bisogna capire bene quali sono le esigenze. Per questo noi abbiamo sviluppato questo Wellbeing Index di cui appunto ti raccontavo, poi ne parlo anche un po' meglio nel mio libro, che è proprio una survey veloce, anonima, che fa una fotografia delle esigenze sulla quale puoi partire. Per me senza di quella non si può iniziare una strategia vera e propria di well-being, cioè di elementi proprio di base. Grazie, grazie infinite Marianna. Io vi invito a leggere il libro di Marianna, questi temi sono assolutamente fondamentali e importanti per me, per sempre più aziende, e come diceva anche Marianna, hanno un impatto sia sull'attraction che sulla retention dei dipendenti, quindi è assolutamente qualcosa di cui in qualche modo dobbiamo occuparci. E vedo che c'è una domanda nella chat. Vittorio ci chiede: c'è un trade-off tra attenzione al benessere da parte delle aziende e disponibilità di risorse sullo specifico mercato del lavoro? Buongiorno. Allora, brevemente, io sono Vittorio, faccio consulenza in ambito HR e non solo. Ma allora, la mia sensazione è questa: che ci sia una certa, come dire, discrepanza, cioè ci siano aziende a cui interessa molto il benessere dei propri dipendenti perché interessa attrarli, i dipendenti, sostanzialmente. Ok, o anche, quindi più un'operazione di marketing, intendi? Sì, sì, sì. Poi magari una volta che li hanno attratti, devono nel contesto anche, trattenerli. Ok, però comunque operano in un contesto di mercato, no? Dove quel tipo di competenze, quel tipo di persone anche non sono così disponibili. Ok, e quindi appunto devono attrarli e trattenerli e per far ciò pensano al loro benessere. Ci sono invece aziende o anche in alcuni casi possono essere tipologie di lavoratori dove questa, diciamo, esigenza non è così sentita da parte delle aziende, perché insomma fuori uno dentro un altro, no? Cioè si lavora su un turnover piuttosto che sulla... Ecco, io mi chiedevo, no, in particolare Marianna, se anche lei ha questa sensazione o se è solo la mia. Ma allora, sicuramente che ne parlavo prima, tante aziende adesso con la pandemia hanno iniziato a fare attività di well-being, che però per me non sono strategie di well-being, ma sono benefit che sono stati dati, sicuramente anche in ottica di attraction, di marketing, o comunque di fare qualcosa nel breve periodo. E sicuramente questa qua non è una soluzione win-win, perché se io anche le attivo, me le vendo, ma poi la persona entra in azienda e non trova consistenza tra le due cose, la persona lascia l'azienda e io di base ci ho anche perso denaro, no? Perché comunque ho speso in attraction, ho speso in far entrare una persona, formarla, e poi questa persona lascia l'azienda. Quindi per me azienda diventa un costo molto molto importante. Le aziende che invece non si occupano del tema, io direi non si occupavano del tema e vivevano più sul fatto del turnover, sicuramente oggi per me iniziano a pensare a questa tematica, anche perché le risorse non sono infinite, quindi tu non puoi vivere di solo turnover, e poi il turnover ha un costo. Un po' è fisiologico e fa parte magari di alcune realtà aziendali, magari insomma nella consulenza c'è più turnover che in altri ambiti lavorativi un pochino più stabili, però una parte è fisiologica e anzi fa bene, una parte invece, se è eccessiva, alla fine diventa un costo grosso per l'azienda che va a intaccare poi
il complessivo, insomma, dell'azienda, no? Perdere talenti non è mai una cosa positiva, ma anzi, è un costo importante e ha le ricadute sul resto del team che rimane senza, quella persona all'interno del team, quindi bisogna riformare una persona nuova, cercarla. Cioè, andrebbe stimato, ma so che tante aziende hanno iniziato a calcolare proprio il costo del turnover e ad agire su questo dicendo, bene, forse ci dobbiamo strutturare in maniera diversa. Tra le varie azioni c'è anche il well-being. Il well-being non è una bacchetta magica che ci risolve, tutte le problematiche che abbiamo, però sicuramente può essere qualcosa che aiuta. Spero di averti risposto, Vittorio. Sì, direi di sì. Ti ringrazio. A te. Ciao, a presto. A presto, buona giornata. È stata davvero così un'ora di informazioni importanti e spero possiate farne tesoro. Spero che la testimonianza anche di Mariana, la sua testimonianza personale, anche della sua vita lavorativa, possa essere di aiuto, di esempio, e in ogni caso la potete contattare nel caso in cui voleste più informazioni. E, ecco, sì, infatti Beatrice ci dice che ti contatterà Marianna. Va bene, attendo vostre. Abbiate solo un po' di pazienza se non rispondo subito, però prometto rispondo a tutti. Quindi volentieri aspetto i vostri collegamenti e messaggi. Grazie ancora per l'invito, grazie per essere stati con noi e ci Grazie vediamo Marianna. A presto allora. Ciao, presto. buona giornata. Buona giornata a tutti, grazie per aver partecipato.